Le buste shopper per la spesa. Scopriamo quali sono riutilizzabili, quali riciclabili e quali compostabili. Verifichiamo quali rispettano la normativa e quali no. Studiamo la normativa vigente. E impariamo come riconoscerle, classificarle e come riutilizzarle o smaltirle. Nel laboratorio di scienze prepariamo due kit di rifiuti che normalmente smaltiamo nella spazzatura. Resti di cibo, mozziconi di sigaretta, carta, involucri di merendine, brick di succo di frutta, vetro, alluminio e plastica. Ci aggiungiamo anche frammenti delle buste classificate, montate su telaietti. Quindi allestiamo dei modellini di discarica che sigilliamo con delle fascette da elettricista per evitare che qualcuno o qualche animale possa inquinare il nostro esperimento. Poi ci spostiamo in giardino. Scaviamo due fosse nel terreno dove seppellire le nostre mini discariche. È duro il mestiere dello scavatore. La collaborazione, però, rende tutto più facile. Ricopriamo con la terra rimossa. Concludiamo mettendo dei picchetti di segnalazione. Tra qualche mese torneremo a controllare le nostre mini discariche. Solo tra un po' potremo dirvi cosa è biodegradabile e cosa no. Ma noi siamo impazienti e andiamo a scavare dove altri studenti nell'aprile 2014 hanno seppellito i propri rifiuti. Cosa avevano sepolto i nostri amici del 2014? Come noi, resti di cibo con aggiunta di nocciole di frutta e ossa di pollo, vetro, ceramica, alluminio, mozziconi di sigaretta, frammenti di Tetra Pak e plastica sia degradabile che non. Cosa troveremo dopo 2 anni? Recuperiamo lo scrigno ed andiamo ad osservare in laboratorio. Troviamo tante radici, frutto del lavoro dell'albero che ha accolto il nostro modellino di discarica per 2 anni. Resti di nocciole di frutta e ossa di pollo, apparentemente intatti ma fragili e in via di decomposizione. Ma anche vetro, ceramica, alluminio, carta stagnola, lattina e involucro in Tetra Pak, plastica, un piatto, un sacchetto non a norma di legge, una cannuccia, una paletta da gelato e perfino un'etichetta adesiva. Tutti ancora perfettamente integri. Non troviamo le plastiche biodegradabili e compostabili. Bene, ora sappiamo cosa è biodegradabile e cosa non lo è. Ora sappiamo ciò che rimane nel suolo anche dopo tanto tempo e faremo più attenzione nello smaltire rifiuti. Ora abbiamo capito che il suolo è solo nostro. Che la sua difesa è nella nostra consapevolezza. E nelle nostre mani. Well, at this point we know what is biodegradable and what is not. Now we know what remains in the soil, even after many years, and we'll pay more attention on how to dispose of waste. And now we have realized that the soil is our soil and it depends on us, and that its defense is in our awareness and in our hands. Bien, maintenant nous savons ce qui est biodégradable et ce qui ne l'est pas. Maintenant, nous avons ce qui reste dans le sol, aussi après beaucoup de temps, et nous ferons plus attention à éliminer les ordures. Maintenant, nous avons compris que le sol est notre sol, que sa défense est dans notre conscience et dans nos mains. Et dans nos mains, dans nos mains, dans nos mains, dans nos mains, dans nos mains.